Gianfranco Amato. Allora facciamo un applauso a Gianfranco Amato. Gianfranco Amato è, diciamo, colui che assieme anche ad un'altra associazione, Provita, di cui vi stiamo, vi aggiorneremo e tutto. Gianfranco Amato invece ha un'associazione, eccolo qua. Gianfranco, ci sei? Ci sono, un saluto. Ciao caro, come stai? Grazie come sempre dell'invito. Ricevi l'applauso in questo caso in carne e ossa di coloro che... Eccoli qua. Carne, ossa e spirito, che cavo spirito c'è? Ok, Gianfranco, hai seguito fino a qui, no? Sì, sì, sì. Allora, dimmi una cosa, correggimi se sbaglio. Cioè, effettivamente, in quella trasmissione, e così ti lancio l'input, anche perché Vladimir Lussuria disse che non è vero che questa legge toglierà a me, a te o a chiunque la libertà di poter dire quello che per adesso noi abbiamo detto, senza insultare nessuno, senza dire le cose che invece come insulti ha ricevuto Nausicaa, e invece quelle sono cose che si possono tollerare, no? Cioè, dice che questa legge non impedirà a me di poter dire, come in un matrimonio due giorni fa ho detto, che nella Bibbia c'è scritto Dio creò l'uomo e lo fece maschio e femmina. Li creò maschio e femmina e disse: i due diventeranno uno e si moltiplicheranno, andate e moltiplicatevi. La parola matris viene da matrimonio, matris significa la mamma che produce figli, e quindi il matrimonio anche per produrre vita. Quello che sto dicendo in questo momento, correggimi se sbaglio, lei dice, Vladimir Lussuria, che non è vero che questa legge mi impedirà di dirlo o di dirlo ai miei figli o di dire ai miei figli tutto quello che credo che sia giusto o quello che c'è scritto nella Bibbia. Ha ragione lei o invece in realtà stanno nascondendo che questa legge in realtà sarà una persecuzione verso i cristiani? Oh, allora cominciamo subito a chiarire una cosa che è abbastanza surreale. Oggi, e dico oggi 22 giugno, in Commissione Giustizia della Camera ci sono ancora 5 proposte di legge, una delle quali, quella relativa al Scalfarotto, prevede anche l'omofobia. Ora, quindi la impossibilità di dire quello che tu hai appena detto. Sì. Ma che cosa sta succedendo? Ed è perché dico surreale. Perché è stato anticipato dalla rivista L'Espresso il testo unificato, cioè un testo che dovrebbe aver raccolto il meglio di queste 5 proposte, meglio tra virgolette perché sono una peggio dell'altra, e quindi abbiamo avuto questa sorpresa. Ora, a parte il fatto irrituale che non è stato depositato in commissione ma viene anticipato dai giornali, però qual è il trucco? E seguitemi bene perché questo è importante. Il nuovo testo unificato, che per alcuni versi è ancora peggio di tutte e 5 le proposte, estende, come abbiamo visto, il reato del cosiddetto razzismo, l'articolo 604 bis, anche al genere, l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Ora, attenti bene, questo articolo si compone di due parti, una lettera A e una lettera B. Che cosa dice la lettera A? La lettera A punisce con la reclusione fino a 1 anno e 6 mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi. Loro vorrebbero aggiungere a questo aspetto anche i motivi fondati sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. La lettera B dice invece che è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chi in qualsiasi modo istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi e genere, identità di genere e orientamento sessuale. Ora, loro ti dicono, non è punita la propaganda, è punito il fatto che tu istighi a commettere una discriminazione o commetti una discriminazione. Però
il punto è che cosa significa discriminare. Qui non è detto. Cioè, se oggi faccio un esempio, se oggi una persona si battesse a livello politico, a livello culturale, religioso, legale, per introdurre il divieto di matrimonio tra due persone di razze diverse, cioè un negro non può sposare un bianco o una coppia di neri non può adottare un bambino bianco, oggi verrebbe denunciato e condannato proprio in base a questo articolo. Giustamente, no, dico. Giustamente. Giustamente. Per estendere questa cosa, dopo significherà che chi si batterà, per esempio, per opporsi al matrimonio omosessuale o all'adozione o all'utero in affitto, avrà la stessa identica conseguenza. E che cosa vuol dire, anche qui, discriminare? Se un fotografo, ora prendiamo degli esempi di cose che stanno già accadendo, per esempio, nel mondo anglosassone, se un fotografo si rifiuta di fare un servizio fotografico per un'unione civile omosessuale, sta discriminando? Se un pasticcere si rifiuta di confezionare una torta per una cerimonia di unione civile omosessuale, sta discriminando? Che è già successo, è già successo questo. Successo, sono già stati arrestati, condannati. Se un pastore si rifiuta di accogliere nella propria comunità una coppia di omosessuali militanti non pentiti che vanno al Gay Pride, sta discriminando? Sì. Secondo questa legge sì. Certamente, certamente, non solo. Ma guardate, c'è anche un problema per quanto riguarda la violenza, il punto B, che è quello più grave. Perché noi istintivamente diciamo, vabbè, certo, siamo contro la violenza. Però attenti, perché il confine tra l'istigazione alla discriminazione e l'istigazione alla violenza è molto incerto. Perché se in realtà esistono già delle leggi che reprimono ogni comportamento violento e persecutorio, già ci sono queste leggi. E poi lo vediamo. È altrettanto vero, stai attento, che il mondo dell'omosessualismo militante tende a considerare qualunque manifestazione del pensiero che invita a differenziare in relazione all'orientamento sessuale e identità di genere come un discorso di odio che porta in sé l'incitamento alla violenza nei confronti degli omosessuali o dei transessuali. Se prendiamo l'esperienza dei cosiddetti reati d'odio, gli hate crime, soprattutto nel mondo anglosassone, abbiamo già la prova di come sia acquisita a livello legale e giudiziario l'equazione discriminazione odio uguale violenza. Pensiamo a tutti i vari predicatori arrestati. E guardate che questa cosa l'ho vissuta io sulla mia pelle, così vi è chiara. Vai. Quando ho fatto un confronto con l'onorevole Scalfarotto al liceo Cavour, al liceo scientifico Cavour di Roma, e io ribadivo la mia posizione contraria al matrimonio omosessuale e all'adozione, lui mi accusò pubblicamente di assumere un atteggiamento violento, perché ho detto, vede, mi ha detto, esiste anche una violenza verbale, perché le parole sono pietre. Beh, se è così, allora noi rischiamo anche nella parte della lettera B. E guardate, non è una cosa campata in aria questa. Dipenderà certamente dalla percezione della vittima, perché un giornalista ha scritto su un sito omosessualista, parlando di me, esattamente questa frase che ora io vi ripeto testualmente. Aprite bene le orecchie perché capite che cosa voglio dire. Scrive questo giornalista. Gianfranco Amato si chiede: sostenere pubblicamente che l'unica vera famiglia è quella fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna è omofobia? Ed ovviamente la risposta è sì, dato che non esiste violenza più grande di un tizio che pretende che le altre famiglie siano considerate false solo perché lui erge a dogma i suoi pruriti sessuali. Quindi è violenza. Come è stata considerata odio e violenza, guardate, il Family Day contro la legge Cirinà, che se passasse questa legge sarebbe vietato, andremo tutti in galera. Perché voglio ricordare che quando fu fatto il Family Day nel 2016 al Circo Massimo per opporsi alla legge Cirinà sulle unioni civili e quindi invitare anche i parlamentari, i politici ad opporsi, quello sarebbe considerato
proprio incitamento, istigazione alla discriminazione. Cioè una manifestazione con le famiglie è una istigazione all'ofomo, cioè viene considerato reato con questa legge. Non solo, attenzione, io vorrei leggere, che voi leggeste il commento al Family Day, ve lo ricordate, qualcuno di sì, voi magari, sì, sì. No? I bambini, tra l'altro io ho parlato al parco, quindi sono un po' preoccupato, perché il dottor Marco Gattuso, faccio nomi e cognomi, magistrato, giudice del Tribunale di Bologna, commentò il Family Day così, cioè disse, è stata una nel suo post su Facebook, quindi è pubblico, una manifestazione di talebani che hanno riempito d'odio una piazza. Ora, capite che se finiamo sotto le grinfie di un giudice così, si mette abbastanza male. Quindi in realtà, basta... Ma scusami Gianfranco, tu che sei avvocato, ma questa non è istigazione all'odio contro di te, per esempio? Cioè questa non è istigazione all'odio, questa non è reato? In teoria... Cioè offrirti in cioè quello che ti voglio dire, offrirti, darti del talebano, darti dell'oscurantista, del medievale... o di una persona che sta negando i diritti degli altri e sta lavorando perché non significa che ti puoi trovare due persone sotto casa che praticamente ti riempiono di botte. Guarda che in realtà questo che stai sollevando è un problema vero, perché qui io ho pubblicato un libro 7 anni fa intitolato Omofobia o eterofobia, perché eterofobia. Il problema siamo noi eterosessuali che siamo considerati razzisti, omofobi, retrogradi, bigotti, violenti e odiatori. Ma soltanto per dire semplicemente che per noi esiste un maschio, esiste una femmina, esiste un matrimonio che è fatto tra un uomo e una donna e un bambino ha diritto a un padre e una madre, punto, che sarebbero cose anche naturali oltre che a parte l'aspetto della fede, però c'è proprio un odio e questo è molto pericoloso. In più concludiamo il ragionamento, perché il vero problema riguarda un altro aspetto, il concetto di identità di genere. Guardate amici, identità di genere è la traduzione della cosiddetta teoria o ideologia gender, cioè il fatto che uno non è uomo o donna in base a come è strutturato sessualmente, biologicamente, cromosomicamente, ma in base a come si sente, e questa sensazione può cambiare nel tempo. Ora, introdurre questa cosa nella legge, a parte il fatto che rischia di far andare in cortocircuito il diritto, perché il diritto ha bisogno di fatti certi, verificabili, controllabili, perché io faccio sempre l'esempio, se io Gianfranco Amato, così come sono, con i miei genitali intatti, perché per il principio dell'identità di genere non c'è bisogno di sottoporsi a nessuna operazione o vestirsi in qualche modo, quindi io vestito da uomo, con i miei genitali, posso decidere di sentirmi donna. Perché non potrei chiedere, per esempio, o invocare le quote rosa, o chiedere di andare in pensione all'età della donna, o chiedere di spogliarmi in uno spogliatoio di donne in piscina perché mi sento donna? E quelli che saranno chiamati a applicare, interpretare le norme sul quote rosa, sulla pensione o sul controllo in piscina, come faranno a certificare una percezione soggettiva, una semplice autodeterminazione? O come sta succedendo in Gran Bretagna, che è un altro problema, io potrei decidere se nella denegata ipotesi, facciamo i debiti scongiuri, dovessi essere arrestato, perché non potrei chiedere di andare in un penitenziario femminile perché mi sento donna. Quindi, a parte questa cosa, il problema nostro sta che noi non potremo più criticare e condannare la teoria gender, che è appunto un vero e proprio delirio, no? E quindi, altro esempio, nel caso in cui ci fosse un transessuale o addirittura una drag queen che insegna in una scuola materna o elementare, prima di tutto, se passasse questa legge, la drag queen non potrebbe essere... Diciamo chi è una drag queen, che nessuno... Cioè, dice drag queen che... È un uomo che si è travestito da donna. Sì, però in maniera molto... In maniera appariscente, diciamo, parrucconi, cose, che va nelle scuole a parlare ai bambini. Ecco, però... Di tutte le famiglie, senza... parlare... Attenzione,
che adesso una drag queen può anche insegnare, non solo andare a parlare. Per esempio in Canada c'è il caso di un insegnante di scuola elementare che è drag queen. Allora la scuola non può imporre un codice di abbigliamento, cioè tu vieni vestito, perché questa è espressione dell'identità di genere, quindi non può discriminarla. Ma il problema sarà che i genitori non potranno rifiutarsi di mandare i propri figli in una scuola dove c'è una transessuale o una drag queen, peggio ancora. Perché sarebbe come dire, noi non vogliamo mandare i nostri figli in quella scuola perché l'insegnante è nera, che so, no? O nera. Ah, o con islamica. Questa legge verrebbe come se fosse una razza. Cioè, esatto, scusa, cioè, non capisco, cioè, ma l'omosessuale non è una razza, perché si parla di razzismo? Perché? Sì. Cioè, se fossi un omosessuale sarei offeso. Loro io mi sentirei offeso. Cioè, che è un'altra razza? Cioè, che significa? Vuol dire che se io dovessi diventare omosessuale, Dio non voglia, cambio razza? Ma di cosa stiamo parlando? Però a cosa serve loro? Che se tu estendi il reato del razzismo anche alla cosiddetta omofobia o alla discriminazione su genere, dopo sei considerato alla pari di un razzista, perché vedi, il razzista non può invocare la libertà di opinione, non può invocare la libertà di educazione, non può invocare la libertà di insegnamento, non può invocare la libertà di associazione, che sono libertà riconosciute dalla Costituzione, ma che non valgono per i razzisti. Ora, estendere questa cosa anche agli omofobi vuol dire che non potremo più invocare la libertà di opinione. Questo bisognerebbe dirlo alla signora o al signore o come decide di farsi chiamare Luxuria. Cioè, ma ha senso questa cosa? Come si fa a considerare gli omosessuali come una razza, come i neri, i rom, gli ebrei? In realtà questo è un problema. Però aggiungo una novità rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti, perché questo testo unificato, ripeto, anticipato dall'Espresso, è ancora peggio delle cinque proposte in discussione. Contiene degli aspetti che sono peggiorativi. Vi faccio un esempio. Dice il nuovo testo, attenti bene, che in caso di condanna di uno dei reati previsti dall'articolo 604 bis, cioè omofobia, il giudice può disporre a carico dell'omofobo condannato 1. L'obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro una determinata ora e non uscirne prima di un'altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno. La sospensione della patente di guida, del passaporto e dei documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno. Il divieto di partecipare in qualunque forma ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna o comunque per un periodo non inferiore a 3 anni. E, se il condannato non si oppone, anche l'obbligo di prestare un'attività non retribuita in favore della collettività per fini sociali o pubblica utilità a favore di organizzazioni a tutela di omosessuali e transessuali. Poi prevede a favore delle vittime di omotransfobia, asserite vittime, anche il gratuito patrocinio, cioè lo Stato pagherà l'avvocato, quindi le denunce si moltiplicheranno, e definisce le vittime di questo reato, attenti bene, come persone in condizioni di particolare vulnerabilità. Questo cosa significa? Attenti bene. Pure, scusami Gianfranco, come quello che ha detto quelle cose a Nausicaa, sono di particolare fragilità. Sì, cioè, aspetta. Uno che si esprime in quella maniera è fragile. Sai dal punto di vista legale che cosa significa questo riconoscimento per legge? Che la loro deposizione potrà essere raccolta in un incidente probatorio quasi segreto con serie limitazioni al controesame da parte dell'avvocato. Più viene riconosciuto loro il diritto a opporsi alla richiesta di archiviazione e anche il diritto a nominare associazioni rappresentative. Praticamente si intravede già una specie di processo speciale, tra virgolette, che rischierà di arrivare confezionato in dibattimento, limitando fortemente il diritto di difesa degli accusati. Quindi avremo anche un processo speciale. Poi c'è l'inquisizione. Sì, la neo-inquisizione.
Assolutamente, hai azzeccato tu. Poi viene istituita anche la giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, con espressa previsione per legge di organizzare cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile anche da parte delle amministrazioni pubbliche, dice la legge, in modo particolare, ripeto, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, quindi anche nelle scuole paritarie di ispirazione cristiana. Ora, ci si può chiedere ovviamente quale necessità ci sia di istituire una giornata per un fenomeno che, come vedremo, riguarda una media di una ventina di casi all'anno, e non istituire piuttosto una giornata contro la cristianofobia, che è un fenomeno ben più tragico e diffuso di questa roba. Cioè, ma Gianfranco, ma tu ti rendi conto quante migliaia di cristiani ogni anno vengono uccisi in Arabia Saudita, in Iran, in Bangladesh? Cioè, anche per... ma neanche ho visto inginocchiarsi nessuno in uno stadio, per tante persone che vengono squartate, trascinate, crocifisse a testa in giù, impiccate, gli tagliano la gola, donne stuprate, violate, nessuno, con tutto il rispetto per quello che è successo negli Stati Uniti, è drammatico, perché nessun poliziotto può uccidere un altro mettendo un ginocchio sul collo. Ma nessuno, ripeto, ha mai fatto una barricata, una protesta pubblica in una piazza quando dei cristiani vengono sistematicamente torturati, privati della libertà, uccise le famiglie, distrutti dal punto di vista professionale, nascosti, o scappano o li ammazzano o li rendono al silenzio assoluto. Perché? Cioè, dico, perché dobbiamo digerire tutto questo? Una legge quasi speciale che in realtà, con un'urgenza drammatica, impressionante, come se questa è la priorità della nostra nazione, e che addirittura, correggimi se sbaglio Gianfranco, l'Unione Europea darà le risorse economiche, per esempio le sta negando alla Polonia, perché ha una legge che mi sembra che loro definiscono omofoba, e quindi le risorse europee saranno date solo in presenza di leggi tipo questa, che in Italia con premura stanno cercando subito di emettere. Ma non c'è qualcosa di strano, se non più di qualcosa? Assolutamente. In più, come dicevi bene tu, c'è proprio un tentativo di indottrinare. Questa è una colonizzazione ideologica. Esatto. Anche perché ci siamo dimenticati di dare un dato importante per i nostri teleascoltatori. Allora, c'è bisogno di questa legge? C'è bisogno? Di questa legge? Domanda. Ah, c'è bisogno? Domanda, certo. No. Allora, attenzione, per due ragioni. Oggi non è vero che gli omosessuali non hanno norme a tutela. Non è assolutamente vero. Ci sono le regole già. Certo. Oggi, se uno, state bene attenti, se un omosessuale è vittima di un reato, qualunque reato, ingiuria, diffamazione, aggressione, violenza, qualunque, solo per il fatto di essere omosessuale, tutti bene, quindi con la motivazione omofobia, oggi è previsto e applicato dai giudici l'aggravante dell'articolo 61 numero 1 del codice penale, cioè per motivi abietti, e i giudici lo applicano anche in maniera abbastanza severa. Io ricordo sempre il caso dei fatti di Piazza Bellini, e ricordo che lì un giovane omosessuale fu aggredito da tre delinquenti, e il Tribunale di Napoli, sezione settima, collegio C, condannò questi tre aggressori, applicando l'aggravante per omofobia, a 10 anni di reclusione. Giustamente, cada uno. Giustamente. E ha fatto bene, applicato. Quindi, ma è bene che sia così, cioè non specifica, perché questa aggravante vale anche per i disabili, per gli anziani, per le donne incinte, per tutte le altre categorie vulnerabili, perché non ci sono discriminati di serie A e discriminati di serie B, o vulnerabili di serie A e vulnerabili di serie B. Scusate, qualcuno mi può spiegare perché un disabile vale meno di un omosessuale? O perché non facciamo una legge anche per i disabili? Poi dobbiamo fare una legge per gli anziani, una legge per le donne. Ma il nostro sistema non funziona così, a compartimenti stagni, ogni categoria una legge. Cioè, tutti siamo uguali,
tutti siamo uguali davanti alla legge, dice l'articolo 3 della Costituzione, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di condizioni personali, di opinioni politiche e condizioni sociali. Quindi perché si deve creare una categoria privilegiata? E qui sta il punto, perché in realtà questo è un escamotage. Tra l'altro vi do un altro dato, perché girano tante favole, ma io vi do un dato ufficiale dell'OSCAD, che è l'Osservatorio contro la discriminazione. In realtà è una polizia antiomofobia, è un interforze di carabinieri e polizia di Stato. Bene, il dato è il seguente, l'ultimo dato ufficiale che abbiamo, casi segnalati di discriminazione all'OSCAD sono stati dal settembre del 2010 al dicembre del 2018, quindi poco più di 8 anni, ci sono stati esattamente 197 casi per orientamento sessuale e 15 casi per identità di genere. Totale 212 casi in 8 anni. Grazie a Dio, dico, cioè non c'è tutta questa emergenza, no? 26,5 casi all'anno. Non mi pare un fenomeno tale da imporre una legge che crea più problemi di quelle che aspetta pretende. Gianfranco, però questi stessi possono avere già nelle leggi esistenti la loro possibilità di tutelarsi e di denunciare. Quindi non è perché sono pochi, lasciamoli perdere, no, hanno già delle tutele. No, certamente hanno già le loro tutele, ci sono anche norme nel campo del lavoro, il diritto del lavoro, sulla discriminazione, hanno già tutte le tutele. Ma per dare la dimensione del fenomeno, cioè stiamo parlando di queste segnalazioni, cioè quindi è veramente ridotto. Ora, che cosa si vuole fare? Beh, basta guardare il nuovo testo unificato. Che cosa dice? Prevede anche che l'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale, dice questo nuovo testo, elabori con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione contro queste discriminazioni. In quattro ambiti: l'educazione, l'istruzione, il lavoro, la sicurezza, la comunicazione, i media e l'istruzione del carcere. Attenzione, perché questo significa, lo dico a chi conosce un po' la storia, dare valore legale a un documento dello stesso UNAR già elaborato nel 2013, proprio con il titolo Strategia Nazionale, che prevedeva 4 assi: educazione, lavoro, sicurezza, comunicazione. Ora, per darvi un'idea di che cosa ci aspetta, prendo per esempio soltanto il settore educazione-scuola, che è quello che può interessare tutti noi. Esatto. Ecco, che cosa prevedeva questa strategia, che diventerebbe legge? Allora, prevedeva non solo l'obiettivo di ampliare le conoscenze, le competenze di tutti, leggo testualmente perché non è roba che mi invento, le competenze di tutti gli attori della comunità scolastica sulle tematiche LGBT, ma garantire un ambiente scolastico sicuro e gay friendly, favorire l'empowerment delle persone LGBT nelle scuole, sia tra gli insegnanti che gli alunni. Empowerment in inglese vuol dire dare potere, nonché contribuire alla conoscenza delle nuove realtà familiari, superare il pregiudizio legato all'orientamento affettivo dei genitori per evitare discriminazione nei confronti dei figli di genitori omosessuali, attraverso A, la valorizzazione dell'expertise delle associazioni LGBT in merito alla formazione e sensibilizzazione dei docenti, studenti, famiglie, per potersi avvalere delle loro conoscenze. B, coinvolgimento degli uffici scolastici regionali e provinciali sul diversity management per i docenti, quindi dirigenti. C, predisposizione di modulistica scolastica amministrativa e didattica in chiave di inclusione sociale rispettosa delle nuove realtà familiari, anche di genitori, praticamente genitore 1 e genitore 2 al posto di padre e madre, obbligatorio per legge. D, accreditamento delle associazioni LGBT presso il Ministero dell'Istruzione in qualità di enti di formazione. C'è uno tsunami. C, arricchimento delle offerte di formazione con predisposizione di bibliografie sulle tematiche LGBT, sulle nuove realtà familiari, laboratori di lettura per i bambini, di un glossario e termini LGBT che consenta un uso appropriato del linguaggio.
Ma di che stiamo parlando? Cioè, questo nelle scuole, scuole elementari, scuole... Tutto. Il problema è colonizzarci dal punto di vista ideologico. Vogliono imporre questa ideologia. Non solo. Si creerà poi il problema che in America già si conosce come affirmative action. Che cosa significa? Semplice. Che una volta che tu hai deciso, hai come Stato, hai riconosciuto che una categoria di persone, in questo caso gli omosessuali e i transessuali, sono state perseguitate come furono i neri in America e quindi devono avere una tutela privilegiata, li devi in qualche modo rimborsare. E come li rimborsi dal punto di vista sociale? Creando delle quote apposta, per esempio già si parla di quote arcobaleno come le quote rosa, cioè, creando come categoria protetta, quindi fasce protette per avere una categoria privilegiata nelle assunzioni. Una categoria privilegiata per quanto riguarda le case popolari, eccetera. Tra l'altro col problema che chi certifica che uno è omosessuale, come lo si può... A quel punto tutti possiamo, cioè invece di fare il, cioè, di fare il militare e avere o lo stato civile, mi fingo omosessuale per un paio di settimane. Come succede sta cosa? Cioè, ma non è un po' confusa, se non addirittura proprio completamente confusa questa dinamica con cui si sta concependo sto papocchio? È confusa, però attenzione, sta diventando un messaggio culturale e antropologico per noi cristiani pericoloso. Ti sta facendo dire che questa categoria è una categoria speciale, che va protetta, va tutelata, superiore agli eterosessuali. E guarda che nel lavoro, nell'asse lavoro della strategia dell'UNAR, sono previsti ovviamente contributi a fondo perduto, tanti, che provengono dall'Europa, soprattutto per i giovani del sud omosessuali. Ora, secondo te non ci sarà un'impennata di omosessuali dichiarati per prendere i contributi gratuiti? E che cosa vogliamo arrivare a dire? Sai quante ne trovo subito qua? Che cosa vuoi? Basta che non dici la parola contributo. Che cosa vuoi arrivare a dire? Che il 60% dei ragazzi del sud sono omosessuali? No, allora, c'è quella fame che c'è in Sicilia, ragazzi, basta che dici contro, manco c'è bisogno che finisci uto, praticamente, che adesso i vedi tutti che tacchi a spillo, che camminano, cioè, non è che, non per altro. Così, tanto per non sapere né leggere né scrivere, cioè, già questo disegno, oh, questo disegno unico, prevede 4 milioni così buttati così, tanto per cominciare. Pazienza. Come se in questo momento noi non avessimo altre priorità economiche, sociali. Io non so dove vivono questi signori, in quale bolla vivono, in quale pianeta vivono, ma io conosco situazioni drammatiche che vivo accanto a me, di persone che hanno perso lavoro, le aziende hanno chiuso, non hanno la cassa integrazione, neanche l'elemosina di 600 euro sono riusciti a dare a tutti quanti, che è veramente un'elemosina, va bene? E il governo, per motivi burocratici, e il governo e il Parlamento, anziché occuparsi di risolvere questi problemi burocratici per dare almeno l'elemosina, non dico tanto, dei 600 euro, si occupano, come hai detto giustamente tu, a tappe forzate. Guardate che io ho fatto un'audizione, mi hanno convocato alla Commissione Giustizia della Camera per parlare di questa legge. L'ho dovuta fare via Skype perché non hanno neanche aspettato il 3 giugno che si aprissero le regioni per poter andare. Stanno martellando perché vogliono farlo prima dell'estate, vogliono approvare questa cosa alla Camera prima dell'estate. Gianfranco, perché... ti devo fermare perché ho gli ultimi 10 minuti e mi servono, perché fra poco chiudiamo il collegamento. Ti voglio dire una cosa, non so se te lo ricordi, ci sono state due affermazioni, una l'ho ascoltata io con le mie stesse orecchie, che fece la cosiddetta Platinette in una trasmissione di Barbara D'Urso, altra, cioè Accademia dei Lincei. Crusca, sì, della Crusca, a Crusca, a Caniglia. E quindi quella volta Platinette fu abbastanza, dice: aspetta, freniamola sta cosa, perché noi facciamo delle scelte, ci assumiamo le nostre responsabilità, sappiamo anche quante sofferenze abbiamo e tutto il resto, che non siamo felici e tutto. Se lo mangiarono. E una volta Dolce Gabbana, ti ricordi?
dolce, che poi è siciliano, lui disse praticamente, cioè, noi siamo omosessuali, abbiamo fatto delle scelte di orientamento perché crediamo che per noi sia stata una scelta di un altro tipo piuttosto che forzata, è una scelta anche culturale e tutto il resto, però non siamo d'accordo sulle adozioni, ti ricordi? Che loro dissero, non c'è, noi, cioè, noi facciamo una scelta, ma non possiamo poi scimmiottare la famiglia tradizionale, avere figli, avere queste cose. Se lo mangiarono, praticamente mi ricordo Elton John e tutti, strapparono i vestiti di Dolce & Gabbana, fecero alcuni diedero fuoco alle loro collezioni, non si vestirono più attrici con Dolce & Gabbana perché aveva osato praticamente infrangere il Sancta Sanctorum dell'omosessualismo, perché da omosessuali hanno detto, ma parliamoci chiaro, ma facciamo le nostre scelte, le vogliamo fare, vogliamo essere lasciati in pace, ma cerchiamo di non farlo diventare praticamente una cultura generale, perché non funziona. E se li mangiarono, te lo ricordi Gianfranco, questo circa 4-5 certo anni fa? Certo che mi ricordo molto. Quindi bene. Quindi guai a dire qualcosa di diverso. Ma tu non ti ricordi il caso di Barilla? Di Guido Barilla? Sai, il Dolce & Gabbana sono Dolce & Gabbana. La Barilla è una multinazionale che ha migliaia di dipendenti, una multinazionale, sono riusciti a piegare una multinazionale a questo disgraziato per aver detto semplicemente in una trasmissione che lui rispettava gli omosessuali, tutto, ma era anche favorevole che si mettesse insieme. Però dice, noi come pubblicità abbiamo l'idea della famiglia tradizionale, uomo-donna. Ah, famiglia del Molino Bianco. Bravissima. Pure quella è discriminazione. Certo. Partì un boicottaggio contro Barilla e lui fu costretto a chiedere scusa in tutto il mondo con un video. Te lo ricordi il video? Sembrava video quelli dei cinesi che facevano fare l'autoflagellazione, l'autodenuncia. È impressionante. Però hai fatto bene a citare Dolce & Gabbana, perché noi dobbiamo dire che la stragrande maggioranza degli omosessuali, bisogna distinguere l'omosessualità, gli omosessuali dall'omosessualismo, che invece è proprio questo tentativo di imporsi come ideologia, perché la stragrande maggioranza degli omosessuali, e parliamo di Dolce & Gabbana, parliamo di Margiolio, parliamo di Renato Zero, parliamo di tanti, in realtà vivono la loro condizione e non si sognano nemmeno di parlare di matrimonio, di adozione. È soltanto una piccola minoranza. Quindi se gli omosessuali sono l'1 o il 2%, questi qui sono lo 0,00 qualcosa. Ma intanto praticamente dobbiamo tutti metterci... dobbiamo stare attenti perché... Ma per chi poi? Che sono una minoranza ideologizzata, politicizzata, ma molto potente. Ma stiamo parlando di una minoranza. Tra l'altro io lessi una, a proposito di Dolce, che è siciliano... Sì. Io adesso una bellissima intervista, mi pare fosse The Guardian, un giornalista inglese a tutti i costi voleva fargli dire che in Italia c'è l'omofobia, che lui è stato discriminato, tutta una serie di cose. Allora comincio, gli fa la domanda, beh voi siete omosessuali, lei è omosessuale, quindi sarà sicuramente d'accordo al matrimonio, se no, calma, il matrimonio è una cosa seria, un uomo, una donna, cioè noi, io credo nel matrimonio vero, il resto sono pagliacciate. Come? Allora lei però si batte per le adozioni. Io se no, gli disse una cosa molto bella. Io ho un rapporto con mia madre tale, così forte, che il solo pensiero che ha un bambino si possa privare questo rapporto e affidarlo a due uomini, credo che sia la cosa più agghiacciante, una forma di egoismo più agghiacciante che esista. Il giocattolo. Ma allora, c'è Elton John, i figli che... I figli con l'utero in affitto. E lui disse, no, quelli sono bambini sintetici, perché il bambino ha bisogno di un padre e una madre. Poi gli dissero, ma si sa che l'Italia è cristiana, è cattolica, è omofoba. E lui ha detto, no, guardi, io sono cristiano, so di essere peccatore,
Purtroppo posso confidare solo nella misericordia del Padre Eterno quando lo vedrò. Io so di essere così e chiedo perdono per come sono. Ma io sono cattolico, sono nella mia parrocchia. Nella mia parrocchia non mi discrimina nessuno, vado d'accordo col parroco, ogni tanto andiamo a pranzo, mi vogliono tutti bene, non c'è nessuna omofobia. Poi non sapeva più cosa chiedergli e gli ha detto: beh, ma l'Italia è omofoba, lei certamente nel mondo del lavoro sarà stato discriminato. Fa: cosa? Mondo della moda? Guardi che nel mondo della moda siamo tutti omosessuali, i discriminati sono gli eterosessuali. E finì. Gianfranco, lo so. Allora, diciamo subito una cosa. Intanto grazie perché sei stato chiaro, disponibile, molto esposto, come del resto c'è d'altronde qualcuno lo deve fare, lo deve dire. E tienici informato ovviamente se ci sono degli sviluppi e tutto. So che ora ci saranno diversi appuntamenti giorno 11. Noi non vogliamo, allora, noi vogliamo assicurare la libertà a tutti. Noi ci battiamo affinché ognuno faccia quello che vuole, cioè non è questo. Se una persona è cosciente ed è stata messa nelle condizioni di avere una scelta e poi fa la scelta che vuole fare, si assume le sue responsabilità. Ma metteteci nelle condizioni di dare delle alternative. Cioè, o sbaglio, Gianfranco? Ma non c'è dubbio, io tra l'altro pongo sempre questo problema. Allora, io sono contrarissimo al matrimonio omosessuale e all'adozione, va bene? Sono proprio totalmente contrario. Però non mi sognerei mai, rispetto a una persona che si batte per questi diritti, di pensare di mandarlo in galera 6 anni. Allora, perché loro con me non vogliono mantenere la stessa libertà che io do loro? Cioè, ognuno ha le sue idee, per carità, c'è la libertà. Voi sostenete questa cosa, io ne sostengo un'altra. Ma come io non mi sogno di mandarvi in galera per quello che pensate voi, perché voi volete mandare in galera a me per 6 anni? Cioè, questo è il concetto. Ognuno risponde poi alla coscienza. In realtà c'è un aspetto, io su questo vorrei lasciarvi con questa riflessione che è importante. Guardate, in questi 7 anni di battaglia, e soprattutto lo vediamo adesso, l'abbiamo visto con Nausicaa, la reazione quando tu molto pacatamente esponi la tua posizione è irrazionale, cioè non è normale. Violenta, violenta autentica. Ma non razionale, quindi vuol dire, stai attento, che è preternaturale, quindi vuol dire che è spirituale. C'è un qualcosa di profondamente spirituale. Si smuove qualcosa, effettivamente. Esattamente. Ecco perché io avevo consigliato a Nausicaa di non andare a infilarsi in quel tritacarne, perché lì ci sono demoni. E quando tu scateni i demoni, poi hai delle reazioni inconsulte, sproporzionate, irrazionali, perché sono reazioni preternaturali, cioè spirituali. Noi non stiamo combattendo contro nemici di carne e di sangue, come diceva San Paolo, ma contro spiriti. Quindi, guardate, è una battaglia fondamentale non soltanto per la libertà, cioè, questo è certo, ma anche per la dimensione escatologica che ha. Questa è una battaglia tra il bene e il male ed è la madre di tutte le battaglie. Per questo noi dobbiamo assolutamente impegnarci. Dobbiamo decidere se essere caldi o freddi, come dico spesso, citando l'Apocalisse. Non possiamo permetterci di essere tiepidi rispetto a questa cosa qua. Perché davvero state attenti, informatevi, seguite. Anche questa opera che stai facendo è encomiabile, perché noi dobbiamo opporre la verità alla menzogna. Questa è, perché guardate che il padre della menzogna in questo momento sta veramente, sembra che sta vincendo. Allora noi abbiamo il compito importante di contrapporre la verità rispetto a tutto questo. E forse l'11, ti do una notizia anteprima, potrei essere a Catania. Ah, bene, bene. Forse. E l'11 probabilmente faremo qualcosina, poi ne parliamo. Esattamente. Non anticipiamo cui, nulla. E da qui all'11 ci saranno tante, tante novità, perché poi vediamo se questo testo unificato viene davvero depositato, vediamo gli emendamenti, perché potrebbe peggiorare, migliorare. Seguiremo giorno per giorno il dibattito che ci sarà in commissione. Guardate, la cosa importante che dobbiamo fare,
tutti noi, no? È accendere i riflettori, cioè non lasciamo che i figli delle tenebre operino nelle tenebre all'oscuro senza sapere niente, illuminiamoli. Amen. Perché se li monitoriamo giorno per giorno e usciamo sui giornali, sui social, li mettiamo allo scoperto, loro hanno paura della luce, quindi noi dobbiamo fare questa luce, e l'opera che stai facendo tu in questo momento. Ricevi l'applauso di Missione Paradiso Live. Grazie Gianfranco, ma grazie a tutti. Ovviamente, visto contro chi combattiamo e visto io che sono in prima fila, pregate per me, questo è importante. Amen. Sì. Pregate per me. Grazie Gianfranco, ci sentiamo in questi giorni. Alla prossima. Grazie.